concetto di welfare oggi racchiude molteplici fattori e non si incentra più soltanto sulla sanità e le pensioni. La società è strettamente legata all'evoluzione tecnologica, all'aumento dell'età media e al concetto di salute inteso come assenza di malattia, di benessere e qualità della vita. Importante è il contributo che può fornire il mondo assicurativo ed è per questo che l'Unione Europea Assicuratori, all'interno del 46esimo congresso nazionale svoltosi a Matera, ha tenuto un convegno dal titolo Nuovi scenari di welfare. Quello che cerchiamo di fare noi, quindi come Unione Europea Assicuratori, è dare al welfare una visione olistica, quindi complessiva, dello stare meglio, dell'accompagnare le persone rassicurandole non all'indennizzo perché hanno avuto una malattia, che è tipico di quanto si fa oggi. Noi vorremmo fare il contrario, cioè impedire che tu ti ammali. Quindi il ruolo dell'intermediario cambia culturalmente. Io mi affianco a te nel tuo ciclo di vita, a te, alla tua famiglia, ovviamente anche alle società, con un'azione collettiva per i dipendenti, i collaboratori della società, e faccio in modo con la medicina predittiva e preventiva di darti un servizio che ti impedisca di ammalarti. Poi è evidente che non abbiamo capacità divine né divinatorie e quindi cercheremo di fare questo utilizzando il meglio della tecnologia, device compresi, il meglio dei ricercatori nel campo del benessere complessivo. Oggi il comparto assicurativo e l'intermediario professionista devono fare una scelta coraggiosa, devono in qualche modo analizzare quotidianamente lo scenario del welfare in Italia e non limitarsi più alla semplice proposizione di polizze previdenziali integrative o polizze sanitarie come le polizze malattie, che ti portano solo ed esclusivamente il ricorso alla sanità privata. Oggi l'intermediario deve assolutamente, in maniera professionale, accompagnare il cliente nelle scelte giuste e corrette per affrontare il futuro del welfare personale. L'obiettivo della giornata di oggi è quello di dire alla società, soprattutto come UEA, come assicuratori, che l'assicuratore è un operatore sociale che affianca i cittadini nelle giuste scelte per la protezione della propria persona. È un invito a cambiare prospettiva. Noi siamo abituati tutti in Italia a considerare il welfare principalmente come spesa pubblica o anche più recentemente spesa delle famiglie e spesa delle istituzioni private. Il welfare è anche una grande industria. La spesa privata delle famiglie alimenta un'industria che vale 140 miliardi, l'8,3% del PIL, che è cresciuta solo l'anno scorso e che cresce tutti gli anni, ma l'anno scorso del 6,9%. Quindi un'industria destinata a tirare la crescita del paese. Se ci sarà crescita nei prossimi anni, sarà anche per effetto di questo grande settore dell'industria italiana. Futuro con questo progresso tecnologico, no, che promette medici robot, operazioni fatte da remoto, ecco, non ho una sfera di cristallo per dirlo, ma devo dire che consultando i dati dell'Istat e quindi le risposte di medici e di infermieri alle domande, c'è una consapevolezza maggiore di questo, che chi tratta con le persone, aiutato dalla tecnologia, può far azionare questa complementarietà e quindi aumentare il senso di cura e di prossimità verso le persone. Quindi, se per l'industria siamo tutti molto preoccupati di rimanere senza lavoro, in realtà sul welfare possiamo anche essere ottimisti, sempre che l'essere umano rimanga al centro del discorso. Il mio intervento parlerò della medicina predittiva e di come la medicina genomica, come le nuove scoperte genomiche potranno influenzare la possibilità di prevedere la traiettoria di malattia o di salute di un individuo.
sottolineando anche le importanti limitazioni, perché non tutto è scritto nei geni, ci sono interazioni importantissime tra i geni e l'ambiente, e queste e inoltre ci sono delle limitazioni anche etiche che vanno considerate. L'intervento vuole affrontare la tematica di come le tecnologie innovative tipo i wearable, la realtà virtuale aumentata, la meccatronica, possono permettere di specializzare e personalizzare la terapia non solo farmacologica ma anche la riabilitazione e così via, dando dei feedback sia al paziente mentre la sta facendo che agli operatori sanitari per eventualmente ritararla e quindi personalizzarla e specializzarla. Questo dovrebbe permettere anche di poter fare delle sedute meno noiose con una durata più lunga eventualmente anche a casa, e quindi riuscire a rendere il sistema più sostenibile grazie alla tecnologia e aumentando ovviamente la qualità della vita, che è lo scopo ultimo di tutti noi, insomma.